Cari videogiocatori e care videogiocatrici, ci siamo, ci siamo, ci siamo, forse, sempre qui ad Obscure 2 per la nona e presumibilmente ultima parte di questo videogioco. Sembrava finito, abbiamo assistito ai titoli di coda, coda farlocchi, e ci siete cascati, vero? Io c'ero cascato appunto la prima volta, non vedevo l'ora, ci stavo pensando, non vedevo l'ora in questi giorni di riprendere e finire Obscure 2, così poi potrò anche pensare ad altri giochi. Avevo la premura di farlo, volevo portarlo, finirlo il più in fretta possibile e come meglio potevo, come meglio posso. Andiamo avanti. Corey non c'è. Well, good. I think we're going to see the sun come up. Stan, Shannon, e invece c'è. Parli del diavolo. They took Amy. I'm gonna try to get her back. Don't do anything stupid, Corey. I can get them. Corey, by yourself, you're gonna get killed. Corey è un duro, ce la fa lui. A proposito, come... No. No, no, no. No, no, no. Non abbiamo niente. Non abbiamo nulla, siamo nudi. Come se lo fossimo. No, con cosa? Che cavolo. No, e vaffanculo. Non corre. E qui non c'è un cavolo, non c'è niente. È quasi morto. Sapete cosa vi dico, carico? Questa parte la rifacciamo. Corro direttamente di là. Pensavo ci fosse qualcosa, invece. Ok, riproviamo. Questa volta corro. Mi hanno già preso. Fantastico. Corri. Fregatene, Shannon. Corri, Shannon. Sai che se non abbiamo niente, lo sai. Corri. Verso una nuova area. Nuovo stage. Muoviti. Fall Creek's middle class dungeon. I always hated this place. Beh, state un po' male, ragazzi. Ma senza armi, con cosa li ammazzo i nemici? A pugni? Non usano neanche i pugni, ragazzi. Delta Theta Gamma. I didn't think I would ever set foot in here. Ma sarei costretta a entrarci. Potrei entrare direttamente da lì, credo. Una Madonna con bambino. La porta è bloccata. Allora, non abbiamo niente. Tutta la fatica per recuperare la roba. Potevo benissimo buttare tutto. È sbloccato. Non serve a me. Tanta fatica da accumulare roba. Vi ricordate? Questa è la confraternita. È il nostro obiettivo, lo stadio. Ma stanno sparando? È bloccato. Io magari andrei su e farei di nuovo un sopralluogo. Tanto conosciamo tutto di questa zona, però. Conviene rigirare di nuovo. Quel cadavere rimane lì. È rimasto lì tutto il tempo. Ma dopo tutto i cadaveri non si muovono. A meno che qualcuno non li sposti. Adesso è magicamente tutto chiuso. D'accordo, allora di sotto. So anche dove andare. Qui ricordavo. Oh no, not now. No, è lento, per fortuna. Corri. Vai. Ho paura, ragazzi, non ho niente. Cos'è? Corey, what do you think you're doing? For crying out loud. Potrei un po' avvicinarmi allo schermo, almeno così si vede meglio. Forse volevano fumare, c'è polvere nero ovunque sotto il lavandino.
roba buona non c'è niente. Il cadavere è sempre lì. Ah, adesso può forzare la porta il nostro Stan. Sì, ma forse mi conviene alzarla. Alzarmi un po'. No, mi conviene abbassarmi e poi alzarmi. Tipo così. Aia, 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 aia. Ai 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 ai, Paloma. Devo trovare un modo, appunto, per... ma... Comunque il controller... Dovrebbe andare ancora su in realtà, però non va. Che ovviamente il controller è sminchiato. Guarda che dovresti andare, almeno fin lì, amico. E quello lì mi frega. Allora devo mandarlo giù. E vai giù, cavolo. Ah, perché adesso questo è su. Ho capito. Sto agendo nel modo sbagliato. Devo mandare questo giù. Non è così semplice. È apparentemente facile. No, sapete qual è il problema? È il primo il problema. Il problema è che io dovrei arrivare all'altro. Però non ci arriva, perché? Non sei all'altezza. Il controller che non va adesso, mi sta creando problemi. Ok, di qui va, e fin qui ok, ma... Proviamo a passare da sotto. Quickly, Stan. We need to find veloce, un attimo. Mi stai mettendo fretta. Alcuni mi riescono subito, altri mi creano non pochi problemi. Non pochi. Però vedete, non va. Oh mon Dio, ce l'ho fatta. Era dal di sotto. Io tentavo dal di sopra, ma sbagliavo. Allora la colpa non era solo del controller, ma anche mia. Va bene, ci sta. No, che è? No, e con cosa? Dove? Chi? Come? Perché? Via. No, è bloccata. Tanta fatica per arrivare qui. Guarda che non ho nulla. La porta? Non ci sono porte? Non ho un cavolo. Ma... Di sopra, qui? Sì.
L'avessi saputo subito, non me lo ricordavo, è vero. Sali, Shannon, sali. Sali. Sali, perché non sali? Sta per morire, Shannon. No, ma che cavolo fai? Vieni su. Cioè, guardate, non sale. Viene colpito. La stupidità del computer. Non lo so, stai ansimando troppo. Utilizza? Non c'è abbastanza corrente. Allora non me ne frega niente. Andiamo di qua. Sono senza niente. Ti avrei dato una bella lezioncina. Mi dispiace solo aver sprecato della vita. Quello sì. Vi ricordate, qui avevamo spostato l'affare. E adesso finalmente, infatti ci chiedevamo, roba. Ci chiedevamo roba. La mazza, il medaglione, una pistolina. Un vecchio salvataggio non disponibile. E... ma no, la... Dicevo, vi ricordate qui c'era appunto questo affare? Ce lo chiedevamo all'inizio del gioco. Ci chiedevamo, ma cosa serve sta roba? Va messa qui. Give me something I can fight with. Medaglione. Ah, potevo girare, sì. Come cavolo era sta affare? Per saperlo era... Avevo un documento io. Mi sbaglio? Infatti abbiamo questo affare qui, ma non c'entrava niente. Questo qui, questo enigma qui, all'epoca, ci misi molto tempo. Ci misi un po' di tempo a capire. Che questi affari vanno girati in un certo modo. Come cavolo era? Se mi ricordassi, potrebbe essere tipo così. Ah. L'altro no, però. Uno l'ho fatto. Non chiedetemi come, perché non mi ricordo. Non ti serve niente adesso. Era... Non combacia. Tra l'allero, l'allero, lalla, uno l'ho fatto e l'altro no. Ok, ah, it's open. Ce l'ho fatta. Voi avrete magari visto dei tagli, ci ho messo magari un po'. Io faccio lo splendido e taglio la parte.
D'accordo. Ah, l'oscurità? Vai, Shannon, non è neanche una porta. Però va bene lo stesso. Scusami, Stan, ma non ti do l'arma perché poi la consumi e non va bene. Che cavolo. Ma miseriaccia. Forse dovrei darti l'arma invece. No, non finiamo più. Basta, basta, non sparare, cavolo. Ma non puoi più siringare i cuori adesso. Porca miseria. Sarebbe bello, ma è impossibile. C'è niente di interessante? Prendi la chiave piccola. Ci sono anche qui le chiavi. Ma un altro enigma? No, il disco. Un disco rotto, andiamo avanti. E qui facevano le iniziazioni alla confraternita. Roba tipicamente americana. They're either megalomaniacs or they have something they're trying to compensate for. Ma chi lo sa? Non lo so. Un salvataggio. Un salvataggio. We'll have time for romance, okay? You mean a date without guns? That'll be strange. Eh sì. Adesso sono queste le circostanze normali, un appuntamento tra i mostri. Facciamo un terzo salvataggio, dai, tanto per stare tranquilli. L'appuntamento al buio, all'obscure. Anche se non intendevano questo buio, un altro tipo di buio. Ah, posso entrare? C'è la famosa pianta, un attimo. Calma. Fatemi controllare bene, come direbbe lei, Shannon, come diceva in Obscure. Controlliamo bene il posto. E ricordati che ci sono sempre cose interessanti. Cos'è? We need the code. Again? Non ho il codice. Magari lo avessi qui. L'altra chiavetta. Pullula di chiavette quest'area. C'è scritto un numero 8. Va bene, dopo un attimo. Non è così importante adesso. L'altra chiavetta. Subito qui le chiavette. Gira. Ma al momento non serve a nulla girare. Adesso andrei da quell'altra parte, andrei a controllare un attimo velocemente. Che succede? No! Not you! It's not possible! Useless walkie-talkie! Ha visto qualcosa di brutto, mi sa Corey. Un altare. Ecco, andiamo adesso di qua. Perché qui c'è qualcosa. Cartoline e libri preziosi recuperati da Leafmore. Ma questa è la famosa cartina, vi ricordate quello dell'enigma? Del primo Obscure. All these things come from Leafmore. It seems that the Freedmans are superstars here. Great. So there's a future for psychopaths. Eh sì. Distruggiamo tutto. Conviene curarsi. Che sballo. They stuff the things we fought at Leafmore 2 years ago. Nice collection. That brings back memories. One of them still has bullet. Prendi cosa? Un documento. 16 aprile 1903. Io, Theodore Willidge,
attuale presidente degli Stati Uniti d'America, ahia, il presidente. Presto oggi giuramento davanti agli onorevoli fratelli della confraternita Delta Theta Gamma. Come membro onorario della confraternita, giuro di aprire le porte del governo ai suoi membri e di fornire loro tutto il supporto legislativo, amministrativo e finanziario necessario. Sul mio sangue, giuro di garantire la perpetuazione del legame di onore che unisce Delta Theta Gamma e gli Stati Uniti d'America. Insieme garantiremo che qualsiasi nuovo presidente al potere sia opportunamente istruito e insediato. Quindi gli danno la botta di culo, la spintarella. In questo modo ci sarà sempre un'anima virtuosa al comando della nostra A president of the nazione. United States was part of this fraternity A of quanto pare. weirdos? Questo è un altro, ok. 6 maggio 1904, 103ª cerimonia tradizionale dell'Assemblea delle Logge. Cos'è? Una specie di P2 americana. Parigi, nella loggia Parigi, nei sotterranei di Rue de Montaubleau, al numero 51. Vogliamo ringraziare ogni singola loggia delle nostre 96 nazioni sorelle per averci inviato il loro gran maestro di cerimonie per questa occasione. In occasione di questa celebrazione, gli onorevoli fratelli hanno votato all'unanimità per iscrivere i recenti lavori di Leonard ed Herbert Friedman tra i codici della confraternita. Quindi anche loro facevano parte di codesta confraternita. Le loro scoperte sulla possibilità della promessa della vita eterna garantiscono alla confraternita Delta Theta Gamma un posto di assoluto primo piano tra i prominenti poteri di questo pianeta. 96 Delta Theta Gamma lodges? That's a huge number of crazies. Eh sì, c'è ancora qualcos'altro? No, a posto. Però c'è qualcosa. Se ti levi, leggo anche di qua. Un manoscritto, roba. Lì c'è altra roba. Dopo un attimo. Il kit fa sempre comodo. Adesso che sento. No. Sì, no, arrivano. No, un momento, un attimo. Aiuto. No, levatelo da lì, cazzo. No, non hai messo l'arma, scusami. Ah, l'ho data lei. Schiatta. Schiattate. Shannon è mezza morta. Non me l'aspettavo. Ho sentito dei rumori, ma non. È in condizioni critiche. In condizioni critiche. In condizioni critiche. Qui cosa abbiamo? Ti prego, un'arma utile. No. Ah, un filmato. Le chiavi del successo. Ah, ma è Ashley di Obscure. Si rivede Ashley. Ha un filmato. Ma è Josh che riprende. Ricordate, lui era appassionato. Ciao Josh, mi manchi. Lui era appassionato di riprese, di filmati, voleva fare il regista? Cosa del genere? Piaceva. No, il giornalista, che cavolo dico? Forse voleva fare il giornalista. Infatti riprendeva sempre tutto e tutti. È successo qualcosa di brutto. Ecco perché non c'erano in Obscure 2. Ah, ma è il figlio di Friedman. Ma li ha ammazzati lui allora, Joy. Non fanno neanche il commento, ragazzi. Pensavo commentassero la cosa, invece. Ma sono conciato male. Allora bisogna. Ah, questi piatti vanno sicuramente messi di sopra. Vero?
Vero che va messi di sopra? Dimmelo, gioco. Adesso io vado su e li piazzo dentro. Velocemente. Sono conciati male. Forse mi converrebbe ricaricare. Non lo so neanch'io cosa fare. Esatto. Ah, puoi decidere. E in base. E il loro. Sì. Andiamo di sotto a dare un'occhiata velocemente. Allora. 5. Poi abbiamo il 4. 8. 2. Sì, sono tutti i numeri del. E poi qui andrebbe impresso il. Sì, come se fosse una. Una cassaforte, ok. Allora, andiamo di nuovo sopra a vedere un attimo. Non ce la fa neanche a correre. Usa, vai tu, va. Non la posso vedere zoppicare così. A parte che non corri neanche tu per via del controller. Ma questo è un altro discorso. Andavano tutti girati così. No, aspetta. E sì, era uno dei buchi, appunto. Cory and Amy need us, Stan. È un attimo. We must continue. Era il pilastro di qua, il secondo. E quello in alto. Se ti fermi, se mi fai vedere. Infatti si illumina di là. Ed era l'ultimo, quello lassù. La terza cifra. Questa invece era la. Il cerchio. E questa qui. Che sarebbe la seconda. E questo qui. No, sarebbe la punta. Se ti fermi. La punta, quindi è l'ultimo. Quello lassù sarebbe il primo. Quello, il secondo. E il terzo che è in alto. Uno, due e tre. Giusto? Uno, due, tre. Quindi sono quelli i numeri, vediamo. A cosa corrispondono? Qui ti fanno usare magari un pochino la logica. L'uno era il triangolo, giusto? Due. Sei, uno.
6 1 e voilà. E questo era un enigma carino, devo dire. Quanto sopravvivrò in queste condizioni? Non sopravviverò. Non posso sopravvivere. No, forse c'è qualcosa, una cura. Se non appare qualche stronzo adesso, forse riesco. Riesco a curarmi. Ah, è latino. Un libro vecchissimo, tra l'altro. Hey, nice find. Sì, subito, ma subito, ma non ti basta, ma per niente proprio. Meglio che niente. È ancora mezza morta, Shannon. Oh, non c'è un cavolo, eh. Speravo in una cura. I segreti della Croce Rosa. Non della Croce Rossa, ma della Croce Rosa. Guarda, altri documenti. Questo è bello lungo. Da William James, 25 ottobre 1902. Caro Leonard, non possiamo più negare che l'incredibile pianta che tu hai portato dall'Africa rallenta il processo di invecchiamento delle cellule. In realtà lo blocca completamente. Cureremo l'umanità dalla sua più grande afflizione. Uccideremo la morte stessa. Dobbiamo ancora perfezionare il processo in modo che sia compatibile con il corpo umano. Io comprendo la passione che metti nella tua ricerca, ma poiché nessuno dei maiali della Guinea è sopravvissuto, fino ad oggi sarebbe un suicidio provare su te stesso. E infatti poi l'hanno provato sugli studenti. Da William James, 8 maggio 1903. Caro Herbert, sappiamo che il cappio si sta stringendo. Utilizzare i tuoi studenti come i maiali di Guinea è stato il colmo della follia. Fortunatamente le lamentele dei genitori non avranno conseguenze. I genitori possono parlare, ma i figli muoiono comunque. Cose ordinarie nelle scuole. La confraternita ha già fatto ricorso a importanti ex membri della confraternita, oggi al governo. Quindi è tutto un inciucio. Il caso sarà presto messo a tacere. La ricerca deve continuare. Dobbiamo salvare il nostro fratello Leonard e questo progetto. A questo punto ti invieremo regolarmente nuovi soggetti da test attraverso i canali non ufficiali. Hai visto com'era? Così è, Shannon. C'è qualcosa? Scusami. Già abbiamo poca vita. Un altro documento. L'assoluta conoscenza richiede che un equilibrio sia mantenuto tra le anime illuminate e le masse ignoranti. I membri del Delta Theta Gamma utilizzeranno questa conoscenza a beneficio della società. Onorate la natura e rivelate agli uomini i doni che non possono scorgere. Sacrificing others is not a sacred thing. No, it's murder. Ma i sottotitoli? Niente, non li ha messi. Va bene, andiamo di qua. Io vorrei trovare anche un salvataggio perché vorrei salvare. Un elicottero. Ma è la nostra vecchia roba, amica. Sì, ma godo. That saved me. Non lo ricordavo questa cosa, buono. Cool. That did the trick. Eh beh. E anche pieno di colpi, di tutto e di più. Persino non è la nostra roba, ma è roba nuova, appunto. E niente. Andiamo avanti. Non sono più tanto nudo. Fatevi sotto. Facevate duri. Adesso non temo più nulla. Shannon e Stan non temono nulla. Thank you.
Cos'è? C'è il salvataggio. E a quanto pare siamo proprio alla fine. Questo non è lo stadio. Stadium. Infatti il gioco, capirete tutto tra poco. Carica. Niente. Un po' di roba. No. Di là. Se c'è un salvataggio, c'è sempre un motivo, ragazzi. Ormai dovremmo essere noi tutti dei giocatori navigati. Quindi sappiamo che se ci mettono il salvataggio a disposizione c'è un perché. Salviamo. Ho dovuto un attimo interrompere la partita perché per problemi, diciamo. E niente, adesso dopo qualche ora lo riprendo, quindi magari vedrete qualcosa di diverso, avrete visto un taglio, non lo so, qualcosa del genere. Comunque sia, adesso si può andare. Allora, dobbiamo andare dentro allo stadio, andiamo. Il gran finale avrà inizio tra pochi secondi. Vamos! Sì. Non era morto, Kenny. Corey, even though I took everything you cared for away from you, you will come to love me like a brother. For you and I will be the same. Non credo proprio. You know what, Kenny? There's only one person I ever belonged to. And it was May. Corey! E Corey si suicida. E così, senza nessun preavviso, torna Kenny. Corey si suicida. Noi non abbiamo neanche il tempo per piangerlo. Che dobbiamo affrontare Kenny, protagonista di Obscure, nonché fratello di Shannon. Siamo comunque ben forniti, io dovrei dare un po' di armi anche al nostro Stan, ma utilizzerò Shannon a questo punto della avventura, perché è giusto che il fratello affronti sua sorella. Non iniziare così, Vai, subito. Sì, come no. Non ci contare. Dai, che devo buttare giusto coso. Bisogna fare in modo. E non spara più. Ma almeno curati, Devo fare attenzione. Rischio grosso, Basta muoversi. Il problema è che ogni tanto colpisce il povero. Via. Carica. Non dovevo star lì, ho sbagliato. Sì, ma nei momenti meno opportuni. Muoviti. È una parte un po' complicata. Dovrebbero restare tipo due leve. Non è una boss fight difficile, però bisogna fare attenzione. Fall Creeks. Bisogna attaccare, difendersi, attaccare, difendersi. Toh, beccati questo. Speriamo che non muoia il nostro Stan. Devo farli anche da baglia, da babysitter, e quello è il problema.
Vedete, lui si fa colpire come un cretino. E quello è il problema. Dai, stai bene? Dai, la penultima. Ancora una. Dai, che su con lo sputo. Come sta il nostro... insomma. Vai. Dovrei farcela. Non stare lì, Kenny. Che scusami, Stan. Non voglio confonderti con un mostro orribile, però. Vedete? Si mette lì a mezzo e colpisce me poi. Con calma, Vai, muoviti. Qui. Okay. Bisogna giocare un po' con le cose. Oh, merdissima. Vedete, non è affatto facile. Perché poi sbaglio. Moriremo se non mi muovo. Vai. Bisogna levarsi dei piedi. Dai che ce l'avrei quasi fatta. Se non muore adesso la nostra Shannon, dovrei farcela. Ho esagerato un po', fregandomene di tutto. Via. Ma come sono messo con le armi? Forse dovrei dargli il fucile a lui. No. Via. Non stare lì, cavolo. Ok, dov'è? Dov'è? Non vedo la lei. Ah, è là. Muoviti. Dai che è fatta, dai che è su con uno sputo. Buttalo giù, è finita. Toh. Voilà, e questa era la boss fight. Bisognava schiacciarlo con questo affare di 2 tonnellate. E lei ha perso anche suo fratello. Questa volta sul serio, non tornerà. You were my only family, Kenny. Please take care of my child. Ah, è vero, abbiamo lasciato, è rimasta ancora Amy. Che ormai starà per partorire. Don't worry. I'll make sure it will be dealt with. A modo suo. Shannon. Ho un po' esagerato fregandomene. Sarei dovuto scappare, invece ero lì intento a fare il capomastro. Ah, esplosione dell'elicottero, tutto finito. Non partorirà Amy, è morta anche lei. E sopravvivono loro due, i protagonisti di Obscure. Non so perché, ma la... anche lei è... attento. Non so perché, ma il vestito di... di Shannon mi ricorda un po' la, la maglia di Freddy Krueger. Rock and roll me lo traduce come ninna nanna. Obscure 2, e questa volta il gioco è veramente finito, questa volta sono i veri titoli di coda, non sono titoli di coda falsi. È stata una bella battaglia finale, abbiamo chiuso il cerchio,
un po' si poteva intuire che Kenny era vivo, perché comunque abbiamo ascoltato un discorso di Corey al walkie talkie, che appunto diceva "tu non è possibile", qualcosa del genere diceva. Era abbastanza palese che alludesse a Kenny. E niente, questo è Obscure 2. È davvero la fine, non hanno più fatto titoli di Obscure, almeno non principali, non esiste un Obscure 3. Mi sta distruggendo i timpani, mi devo levare le cuffie perché la musica è stra alta, dovrò poi abbassarla in post produzione perché mi dà veramente fastidio. Poi sto morendo dal caldo. Niente, non ho nient'altro da dire, potrei semplicemente salutarvi così, ma magari mi godo insieme a voi i titoli di coda. Un po' si poteva capire che Shannon e Stan sarebbero sopravvissuti, che avrebbero continuato loro ad andare avanti. Il finale lascia presagire a un seguito ancora, perché lei imbraccia il fucile e parte. Shannon. Poi però non se n'è fatto più nulla. E vabbè. Comunque mi sono divertito a rigiocarlo. È stato piacevole. Erano un po' di anni, questo magari me lo ricordavo un pochino meglio rispetto al primo Obscure, che lo ricordavo un po' meno. È anche un po' più lungo, se ci fate caso. L'avevo già detto che il primo Obscure era appunto ambientato nella scuola, poi si andava di sotto lì dove facevano gli esperimenti, ma il gioco era tutto lì, più o meno era tutto lì. Un po' si vedeva fuori dalla scuola, basta. Invece questo è un po' più, come ho già detto, variegato, ci sono più location. Andiamo alla confraternita, poi si vede appunto la scuola che è intatta, dove sono all'università i ragazzi, diciamo una parvenza di normalità, e poi via nell'incubo direttamente nella confraternita. E poi un po' il bosco, la casa, sì, ci sono più location. Io forse preferisco il primo, anche perché forse l'ho trovato un po' più horror, il primo Obscure. Il 2 magari è un po' più action per certi aspetti. Poi mi piace del primo il fatto che è possibile salvare tutti i protagonisti, invece qui è tutto scriptato e devi sottostare alle regole del gioco, che da un lato non è sbagliato, però mi piace anche l'idea di poterli salvare tutti. Mi è piaciuta l'idea appunto del primo. E niente, è finito, non dice più nulla? Rimane schermo nero? Non me lo ricordavo così, ma può anche essere. Forse devo premere qualche tasto. Non lo so, o si è bloccato. Non dice più niente. Ok, niente, ho schiacciato i tasti. D'accordo, non c'è più niente da dire. Questo è Obscure 2, spero che vi sia piaciuto. Io mi sono divertito a rigiocarlo, è stato piacevole. E posso andare avanti con altri splendidi, si spera, videogiochi. Alla prossima, ciao!